volante 1 c'è un codice 3, chiediamo rinforzi. Inseguimento su Corso Italia, direzione Santa Fare. Cazzo, quanto sangue, questo ci muore! Stai zitto! Zitto! A tutte le unità, agente chiede rinforzi. Convogliare in strada Santa Fare. Occhio alla macchina! Dai che li perdiamo, forza! I sospettati sono tre armati, a bordo di un Audi metallizzata grigia. Richiesta urgente posto di blocco prima dell'accesso alla tangenziale. Sospetta Audi metallizzata grigia, avvistata dal posto di blocco. Procedere con cautela. Uomini armati e pericolosi. Forza! Forza! Muovetevi! Chi è il padrone? È stata condotta la rapina. Ascolterete i testimoni, sia quelli della banca che quelli della scuola. Scuola dove i rapinatori si sono rifugiati, prendendo delle persone inermi e usandole come ostaggi. Allora, che ne dici, professore? Se ti sparo un colpo in testa, mi accontenteranno? No, non farlo, aspetta! Minacciandole per ottenere la fuga e anche i soldi. Non c'è stato nessun segno di resa, anzi uno dei rapinatori, nonostante sia stato disarmato da una delle guardie, continuava a incitare un suo complice a massacrare quelle persone. Spara, baby! Spara! Non ci possono essere giustificazioni per tali atti. Grazie. Abbiamo qui con noi l'ispettore De Biasi della squadra mobile. Ci scusi, ispettore. Ispettore, ci scusi, le rubiamo solo un attimo. Ci aggiorni sulla situazione. Beh, siamo riusciti a sventare una rapina in banca. I malviventi in fuga si sono barricati in questa scuola. Purtroppo era in corso una riunione di insegnanti e genitori. Non sappiamo di preciso quanti siano rimasti bloccati all'interno. Comunque, sono al lavoro i nostri uomini migliori. La situazione è sotto controllo.
ora se permettete. Ringraziamo l'ispettore De Biasi, appena avrò altri aggiornamenti richiederò la linea allo studio. Non avendo la possibilità di scappare si sono barricati nella scuola. Se ne sta occupando De Biasi. Ed è questo che mi preoccupa, lo sai benissimo che non aspettano altro che un nostro errore. E lui non è adatto per queste operazioni. Oh, ma il viceprefetto se ne compiacerà. Oh, certo, il suo pupillo. Qui ci sono persone che rischiano la vita. Vostro onore, sarò breve. Il pubblico ministero ha detto che ci troviamo davanti ad un chiaro caso di tentato omicidio, sequestro di persone e rapina a mano armata. In effetti una guardia giurata è stata colpita nel corso di una tentata rapina e delle persone sono state prese in ostaggio in una scuola pubblica. Il mio cliente, Bernardino Di Santo, non ha mai né negato né contestato tali eventi e noi non li contestiamo. È vero, durante la rapina alcuni colpi sono stati sparati. Per la sorte dell'agente colpito, ma noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare che esistono differenti responsabilità tra gli autori del crimine che siamo chiamati a giudicare. Ci sarebbe più là, ma io aspetto. Facciamo la lettera di sinistra. Bene. Ritracciatemi più là. Non puoi mandare all'aria tutta la tua carriera. Non sono affatto orgogliosa di quello che ho fatto. Non avevi scelta. Quell'uomo ti avrebbe ammazzata. Il nostro lavoro è quello di aiutare la gente, non di ucciderla. Prenditi un'aspettativa e pensaci bene. Non puoi stare a tormentarti così. Non tutto è ancora stato detto. Ad esempio non è stato detto che il mio cliente è stato praticamente costretto a partecipare alla rapina e non è stato detto che egli sicuramente non è colpevole per come gli eventi sono degenerati. Ironette, sei arrivata. La situazione sta precipitando. Temo stiano perdendo il controllo, ha detto. Che situazione c'è all'interno? Sono in tre armati. Hanno sparato già una guardia giurata durante la rapina in banca. Noi stavamo per bloccarli qua di fronte. Si sono riusciti a rifugiare, l'ha detto. Ora minacciano di sparare agli ostaggi. Chi sono gli ostaggi? Guarda, c'è qui il preside, aspetta. Fate passare il preside, per favore. Ci dice quello che ha detto me. Dentro ci sono gli insegnanti e dei genitori che hanno fatto un consiglio di classe. Sono trattenuti. No, grazie a Dio non ce ne sono. C'è dentro il custode e io sono fuori per un caso. Vi ho sentito arrivare e sono ritornato. Grazie. Non si preoccupi. Grazie. Faremo così. I rapinatori ci hanno puntato le armi addosso. Avevano il porto coperto. Minacciavano di sparare. Non c'è stato il tempo di reagire, del resto eravamo tutti terrorizzati. A un certo punto uno di loro si è girato e ha cominciato a sparare. Era di profilo rispetto alla mia posizione. Ho capito che una guardia era stata colpita. Si è svolto tutto in un attimo. Lei si ricorda quanti colpi ha sentito? Tre, quattro al massimo, poi si sono allontanati.
E si ricorda se chi ha sparato aveva una struttura fisica uguale a quella del signore seduto accanto all'avvocato? Sì, 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 era lui. Grazie, ho terminato. Lei dice di riconoscere l'indiziato, ma dove era precisamente in quel momento? Diciamo in piedi a un metro dall'indiziato o in piedi a 3 metri dall'indiziato? Io non ricordo. Oppure era sdraiata a terra, a più di 5 metri di distanza? Sì, ero a terra come tutti gli altri. E lei sarebbe in grado, stando sdraiata a terra a più di 5 metri di distanza, di saper individuare precisamente l'altezza di un individuo? Obiezione, la domanda è tendenziosa. Avvocato, riformulo la domanda. Ritiro la domanda. Lei ha fatto delle identificazioni? Sì, e ho riconosciuto quell'individuo. Perché lei lo ha visto in viso? Certo. Ma nella sua stessa dichiarazione del 23 aprile, leggo testualmente, lei diceva: non saprei fare una descrizione dei rapitori perché erano mascherati. Sono parole sue, le ricorda? Certo. Signorina, mi dica, quante foto le sono state mostrate prima di riconoscere il mio cliente? Ma cosa significa? Sono io sotto processo o quel delinquente? Signora, risponda alla domanda. Signorina Rizzo, è vero o no che la polizia le ha prima mostrato la foto del mio cliente, indicandolo come autore della rapina, e solo dopo lei lo ha riconosciuto come tale? È stato lui. Che dubbi ci sono? Signorina, 3 uomini erano coinvolti nella sparatoria. Solo 2 sono entrati in banca, mentre il terzo era fuori nell'auto. Lei è pronta a testimoniare che proprio il mio cliente è stato colui che ha sparato? Sono colpevoli tutti e 3. Vostro onore, io non ho altre domande. Il vostro amico ha bisogno di un dottore. Ha ragione. Ha bisogno di cure, forse lo dovremmo consegnare a loro. Sei pazzo? Non lo possiamo abbandonare. E cosa dovremmo fare? Cosa? Sta calmo! Calmo. Ce la caveremo. Li avete contattati? Aspettavamo te. Questo è il numero dell'interno. Bene. I vostri metodi. Vogliamo solo sapere come stanno gli ostaggi. Per il momento. Bene. Fammi parlare con uno di loro. Mi hai preso per uno stupido? Ascolta. Io ho bisogno di garanzie. No! Tu devi ascoltare me! Voglio una macchina! E 100.000 euro! Entro un'ora! Altrimenti ammazzo il primo ostaggio! Non fare pazzie! Libera quelle persone! Non peggiorare le cose! Al momento potete ancora cavarvela con. Non avete... Facciamo? Aspettatemi. Dove sei stata? Il questore voleva salutarti e complimentarsi per come hai condotto l'operazione. Vuoi lisciarmi, eh? Ho avuto un buon maestro. Ti ho chiamato al cellulare, perché non rispondi? Voglio ancora un po' di tempo. Ma come? Non è ancora deciso? Vedremo.